evidenza questa settimana. Lavoro, con responsabilità e contrattazione diamo scacco alla crisi. A Bologna un convegno CISL per dare risposte concrete a chi è in difficoltà. Fisco, continua la mobilitazione della CISL verso il governo a favore di un nuovo patto fiscale a beneficio delle famiglie, chiede meno tasse per lavoratori e pensionati. Formazione, dal PIL, prodotto interno lordo, al FIL, felicità interna lorda, misuriamo lo sviluppo con la felicità. Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2010 l'appuntamento formativo invernale della CISL Emilia Romagna. Salve, ben ritrovati per questa nuova puntata di Informazioni Sindacali, trasmissione settimanale a cura della CISL Emilia Romagna con notizie utili a lavoratori, pensionati, studenti e cittadini. Apriamo la trasmissione di oggi, come avete appena sentito dal sommario, parlando delle proposte lanciate dalla CISL in occasione di un convegno per riflettere sui modi per superare questo momento di crisi congiunturale non solo del sistema produttivo. Con responsabilità e contrattazione diamo scacco alla crisi, è stato il tema dei lavori svolti presso la sede CISL di Bologna. Noi eravamo presenti con le nostre telecamere, vediamo le opinioni che abbiamo raccolto e che prego la regia di mettere in onda. Per uscire dalla crisi bisogna riformare la matrice strutturale che l'ha generata, partendo da nuove regole sui mercati finanziari, nuove authority che vigilano sui soggetti, sui prodotti e sui mercati. Riformando i mercati finanziari e il sistema bancario sarà possibile introdurre elementi di responsabilità sociale negli intermediari finanziari, quindi un diverso rapporto fra banca ed economia, fra banche ed imprese, banche e famiglie, finalizzato al finanziamento, al sostegno creditizio alle economie di riferimento, quindi alla coesione sociale e in ultima istanza alla ripresa di una prospettiva di sviluppo. La FIM pensa che uno dei contributi importanti all'uscita dalla crisi sia dato dalla contrattazione nazionale, cioè dalla possibilità anche in un momento di crisi di poter ripartire e poter ridare ossigeno alle retribuzioni dei lavoratori, perché questo è un segnale di fiducia al mercato, può riprendere i consumi e per questa strada dare un contributo quindi al rilancio delle attività produttive. Di assistenza fiscale della CISL opera per tutti i lavoratori pensionati per offrire consulenza qualificata in materia fiscale e di assistenza sociale. Attraverso una presenza capillare su tutto il territorio e attraverso un sistema informatico di avanguardia riesce ad offrire la propria professionalità sulla compilazione del modello 730, modello unico, dichiarazioni, bollettini ICI, contenzioso fiscale, pratiche di successione, in particolare in questo periodo i modelli ISE che permettono alle persone di accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità. In questo periodo in particolare il CAF CISL ricorda l'assistenza fornita a tutte le associazioni non commerciali per la compilazione degli adempimenti relativi alla comunicazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate relativamente ai dati rilevanti ai fini fiscali. Con l'approvazione del decreto 185/2009 è fatto obbligo a tutte le associazioni non commerciali, sindacati, partiti politici o associazioni sportive, di provvedere alla trasmissione telematica del modello EAS all'Agenzia delle Entrate per poter mantenere il trattamento fiscale attualmente in vigore. Per verificare la sussistenza di tale obbligo, ricevere assistenza alla compilazione del modello e provvedere all'invio telematico, gli interessati possono rivolgersi presso i CAF presenti in ogni sede della CISL sul territorio emiliano-romagnolo. Per ulteriori informazioni potete contattare il numero verde 800 24 9307. Cambiamo argomento e parliamo ora di fisco. Continua infatti la mobilitazione della CISL verso il governo a favore di un nuovo patto fiscale a beneficio delle famiglie e chiede meno tasse per lavoratori e pensionati. Dopo il 27 novembre, dove in tutte le città italiane abbiamo presentato la nostra piattaforma
sul fisco. La prossima settimana sono convocati i consigli generali per presentare la piattaforma vera e propria e aprire un confronto con il governo. In particolare ricordo che la nostra iniziativa verte su 6 punti. Il primo punto è quello di fare una battaglia concreta all'evasione fiscale, che ormai grida vendetta. Il secondo punto è quello di riequilibrare il fisco a favore del lavoro dipendente, non alle rendite finanziarie. Troppo peso sul lavoro rispetto al fisco e poco sulle rendite finanziarie. Il terzo punto è quello di rafforzare la contrattazione di secondo livello, dando la decontribuzione di questi aumenti dal punto di vista fiscale. Il quinto punto è quello della tracciabilità di tutti i pagamenti, proprio per evitare appunto che si riformino paradisi fiscali o paradisi bancari. L'ultimo punto è quello di rafforzare anche il fisco, e quindi un fisco più giusto non solo sul lavoro da reddito ma anche sulle pensioni, che in questi anni sono state falcidiate. Noi crediamo che da questo punto di vista abbiamo le carte in regola per chiedere che venga fatta anche questa riforma, che insieme alla riforma del modello contrattuale e alla riforma degli ammortizzatori sociali possono essere un utile strumento per affrontare e attraversare questa crisi. Voltiamo pagina e parliamo ora di formazione. Dal PIL, prodotto interno lordo, al FIL, felicità interna lorda, misuriamo lo sviluppo con la felicità. Dal 31 gennaio al 6 febbraio 2010, l'appuntamento formativo invernale della CISL Emilia Romagna. Anche quest'anno la CISL dell'Emilia Romagna organizza dal 31 gennaio al 6 febbraio 2010 il consueto campo scuola invernale, riservato a iscritti e delegati che in maniera giocosa vogliono riflettere sui temi sociali. Dal PIL, prodotto interno lordo, al FIL, felicità interna lorda, misurare lo sviluppo con la felicità è il tema di quest'anno. Noi viviamo in una società dove purtroppo prevalgono gli aspetti materiali, abbiamo invece bisogno di fare valere anche quello che è il benessere della persona, di come la persona riesce a stare nella società. Il campo scuola naturalmente è aperto ai delegati aziendali di tutti i comparti della nostra organizzazione ed è un'occasione importantissima di formazione, importante dal punto di vista culturale, di approfondimento anche dei valori della nostra organizzazione e della nostra società. Voltiamo ancora pagina e parliamo ora di clima, con la CISL che aderisce all'iniziativa 100 piazze per il clima, per informare, discutere e sensibilizzare la società sui cambiamenti climatici e le ricadute di questo anche sul sistema produttivo e occupazionale. La CISL dell'Emilia Romagna, insieme ad altre associazioni, tra le quali Lega Ambiente Regionale e WWF Regionale, ha promosso anche a Bologna la campagna 100 piazze per il clima. Il nostro obiettivo, in contemporanea alla conferenza sul cambiamento climatico di Copenaghen, è di sensibilizzare gli amministratori, in questo caso gli amministratori locali dell'Emilia Romagna, a cominciare dal presidente della regione ma anche dai sindaci, dai presidenti delle province, per chiedergli di prendere sul serio il tema del cambiamento climatico, definendo, implementando, sviluppando sul territorio delle politiche per ridurre le emissioni climalteranti, attraverso investimenti sul trasporto pubblico locale, attraverso investimenti sull'agricoltura sostenibile e di qualità, attraverso investimenti e aiuti alle imprese per sviluppare un nuovo modo di produrre e le energie alternative. Bene, con questa intervista termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali. Ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile vedere questa trasmissione anche sul canale 891 della piattaforma Sky e che è possibile scaricarla gratuitamente in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna, che vedete in sovrimpressione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente stesso giorno e stessa ora sulle frequenze di ETV. Arrivederci!